da tanto tempo, siamo attivi, forse dall'origine, da 28 anni siamo attivi in questa regione, adesso investiamo molto di più sulla nuova presidente regionale che è la collega di Politoro 2 che ci ospita e che ha voluto fortemente questo incontro su aspetti di importanza strategica in questo momento per le dirigenze scolastiche, cioè la gestione dell'organico dell'autonomia ma anche il nuovo sistema di valutazione dei dirigenti scolastici. Sono due aspetti importanti, strategici del dirigere le scuole oggi, in questa fase di inizio d'anno, che si avvia con ancora criticità, ancora con grandi appesantimenti dovuti alla complessità della riforma che si sta tentando di implementare. E quest'anno l'apertura dell'anno scolastico ha ancora criticità di attuazione di molti istituti previsti dalla riforma della buona scuola. Innanzitutto la gestione dell'organico autonomia, soprattutto di quei docenti assegnati alle scuole con l'organico del potenziamento, il cosiddetto potenziamento, che molte volte non incrociano con le competenze che portano in ingresso il fabbisogno della scuola, nel senso che la scuola ha già previsto quali professionalità inserire nel proprio piano triennale dell'offerta formativa, l'amministrazione molte volte ha assegnato alle scuole delle professionalità in termini di titoli di accesso o di abilitazioni, classi di concorso che non corrispondono alle esigenze della scuola. Quindi c'è questa prima criticità, non si sa come utilizzare le risorse, in molti posti non sono state assegnate tutte le risorse che servono e le scuole in questo momento fanno fatica ad avviare le attività al completo. Un'altra grossa criticità è quella che paventano i dirigenti scolastici all'annuncio dell'avvio di un nuovo sistema che dovrà valutarli anche sotto l'aspetto dell'apprezzamento del contesto scolastico e sociale. È la prima volta che si introduce questo strumento in Italia, per 15 anni e più abbiamo attuato delle sperimentazioni di sistemi per valutare la professionalità dei dirigenti scolastici e attribuire il premio di produttività che da noi si chiama indennità di risultato. Questa volta invece la legge 107 completa quello che il DPR 80 aveva già previsto: i dirigenti scolastici devono essere valutati a tutti gli effetti ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato. Ed è un sistema, quello che si annuncia, molto oneroso, molto gravoso, c'è bisogno quindi di capirne il funzionamento. E siccome noi abbiamo partecipato alla interlocuzione al Ministero con il Servizio Nazionale di Valutazione, possiamo portare qui in anteprima nazionale ai colleghi della Basilicata gli strumenti, le procedure che dovranno utilizzare i colleghi per essere valutati. Oggi è una giornata importante per la scuola della provincia di Matera, poiché l'Istituto Comprensivo Policoro 2 ospita un importante convegno. Gli argomenti all'ordine del giorno sono l'utilizzo dell'organico dell'autonomia e la valutazione dei dirigenti scolastici, due temi che vedono impegnati e anche in ansia i dirigenti scolastici, e per la innovazione relativamente al primo tema, quindi l'utilizzo appieno di questo organico che è costituito non soltanto dei posti comuni, posti di sostegno, ma anche dei posti di potenziamento, quindi l'utilizzo, l'ampliamento dell'offerta formativa connessa con tale organico e quindi il nuovo orizzonte che si apre in termini di offerta formativa da parte delle istituzioni scolastiche. Il secondo tema è un tema che scottante, attuale, previsto dal decreto legislativo 165 del 2001. L'articolo 25, infatti, che è dedicato alla dirigenza scolastica, prevede espressamente la valutazione dei dirigenti scolastici. Valutazione che poi è coerente con quel che è venuto dopo, cioè col decreto legislativo 150 Brunetta, che parla del ciclo della performance e della relativa misurazione. Questi temi costituiscono la normativa di fondo, sono stati implementati attraverso la direttiva ministeriale numero 36 del 18 agosto, che recepisce i commi della legge 107 che
appunto attraverso i commi 93 e 94 va a definire i criteri, gli strumenti e le modalità di valutazione dei dirigenti scolastici. La valutazione del dirigente scolastico assume rilevanza ai fini della corrispondente retribuzione di risultato e quindi la classificazione in quattro fasce rispetto al raggiungimento o meno degli obiettivi: pieno raggiungimento, ampio raggiungimento, buon raggiungimento e poi ampio o avanzato raggiungimento, buon raggiungimento e poi purtroppo c'è anche la situazione quarta di mancato raggiungimento, che comporta nessuna retribuzione di risultati e anche delle conseguenze per quanto riguarda l'incarico, come previsto dal decreto legislativo 165.01. Queste le tre fasce, buono, avanzato e pieno, vedono una differenziazione per quanto concerne la retribuzione di risultato, nel senso che l'avanzato raggiungimento abbia in corrispondenza un incremento della retribuzione di risultato del 5% rispetto a chi ha conseguito un buon raggiungimento, e a sua volta il pieno raggiungimento implica una retribuzione di risultato maggiorata in un range tra il 10 e il 30% rispetto a quello di chi ha conseguito un avanzato raggiungimento. Quindi tutti i temi interessanti oggi, e quindi sarà sicuramente formativo per tutti e è un momento appunto di riflessione e di preparazione a ciò che ci aspetta. E i dirigenti scolastici e i dirigenti tecnici, gli ispettori, che sono praticamente quelli deputati a coordinare i nuclei di valutazione. Costituisce per me motivo di vanto e di orgoglio accogliere qui nel mio istituto, l'Istituto Comprensivo 2 Giovanni Paolo II, l'Associazione Nazionale dei Dirigenti Scolastici e nello specifico la figura adesso del Presidente Paolino Marotta. Consentitemi quindi un ringraziamento all'Associazione e alla figura del Presidente per questo incontro fortunatamente avvenuto. Come Presidente regionale dell'ANDIS io vorrei mettere in campo quelle che sono le linee guida che ho messo in atto a partire dal mio incarico di dirigenza qui nell'Istituto Giovanni Paolo II da 3 anni. Passione, impegno e cambiamento, cambiamento inteso per il nuovo, la ricerca del nuovo e della novità. Spero che queste linee guida possano caratterizzare anche questa mia nuova esperienza, soprattutto un'esperienza da dividere con i miei colleghi, i dirigenti tutti della Regione Basilicata, perché la formazione e l'aggiornamento è una tappa fondamentale, essenziale per la nostra crescita se crediamo realmente e concretamente in una scuola capace di futuro. E soprattutto oggi, come diceva il Presidente, all'indomani già da un anno della legge 107, tante sono le criticità da un punto di vista proprio di criteri applicativi e quindi solo insieme, parlando, incontrandoci, dialogando, possiamo trovare delle soluzioni, perché la scuola non è un'isola felice di competenza, ma è un meccanismo in cui interagiamo tutti per una visione comune del nostro essere scuola.